e subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e la porse a Gesù. Vennero i giudei e chiesero a Pilato che gli fossero spezzate le gambe. Ma uno dei soldati, vedendo che era già morto, con una lancia gli colpì il fianco e uscì acqua e sangue. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia.